Bene, voglio parlare in questo video di comunicazione efficace. Intanto, quando è che è una comunicazione efficace? Una comunicazione efficace è quando ottiene un consenso ed un assenso da parte del nostro interlocutore. Faccio un esempio. Se una persona crede di comunicare al figlio in modo preciso, efficace, insomma, che non deve drogarsi, farsi le canne, saltare la scuola, frequentare le cattive compagnie. Ma poi, come risultato, ottiene esattamente il contrario, cioè che il figlio si droga, si fa le canne, frequenta le cattive compagnie, salta la scuola, non studia e tutte le peggio cose, significa che questa comunicazione non è stata efficace. Potrebbe essere stata espressa pure in lingua italiana corretta, precisa, usando verbi, avverbi, congiuntivi giusti, ma è stata una comunicazione inefficace. Questo in tutti gli ambiti della nostra vita, nelle trattative d'affari, io posso comunicare in lingua italiana perfetta per chiudere un contratto, ma se poi dall'altra parte non me lo firmano questo contratto, la mia comunicazione è stata efficace. Posso esprimere in modo chiaro, preciso, al mio capo ufficio che vorrei un aumento di stipendio, ma se poi l'aumento di stipendio non viene fatto, ho comunicato inefficacemente. E allora, l'errore che fanno molte persone è quello di dare la colpa agli altri, cioè dire che la comunicazione non ha raggiunto l'obiettivo perché gli altri non hanno capito, perché il capo ufficio è uno stronzo, perché il figlio è la solita testa quadra, perché la moglie, l'amante, l'amico, quello che è, non capisce quali sono le mie motivazioni e bla bla bla. Questo è una lamentela che uno può anche farla, ma non ha molto senso, non serve a niente, è solo tempo perso. Perché noi non possiamo agire direttamente al posto dell'altra persona. Possiamo solo agire indirettamente. Quindi è molto meglio operativamente pensare che abbiamo comunicato inefficacemente, cosa che di fatto ecco, è comunque, e variare il tipo di modalità di comunicazione. Ripeto, una comunicazione è soltanto al 7-10% il contenuto, cioè quello che io dico, espresso in lingua italiana. Potrei anche scrivere come Dante Alighieri, ma il contenuto, la forma rappresenta dal 7 al 10% dell'efficacia di una comunicazione. L'altro 90% abbondante viene rappresentato dalle modalità in cui io comunico, da quanto riesco a coinvolgere la persona, perché altrimenti sarebbe veramente, come dire, basterebbe fare un corso di lingua italiana, diciamo, corretta e comunicare efficacemente. Non è così, purtroppo, per fortuna. E quindi cosa significa? Beh, comunicare efficacemente, abbiamo detto, significa ottenere assenso e consenso. E come si fa a comunicare efficacemente? Beh, bisogna imparare a gestire tutte le variabili della comunicazione. Le variabili della comunicazione sono intanto la relazione che c'è con la persona, cioè dobbiamo imparare a creare una relazione empatica positiva, dobbiamo imparare ad acquisire quello che nella seduzione viene chiamato potenziale di seduzione, perché il 90% dell'assenso o del dissenso, diciamo così, di risposta dipende dal tipo di relazione che abbiamo con l'altra persona. Se riusciamo ad avere una relazione complementare, cioè nel senso che l'altra persona è coinvolta in qualche modo con noi e cerca di soddisfare quindi quello che noi diciamo, abbiamo ascendente, potremmo anche dirlo in modo sgrammaticato, anzi forse neanche dirlo, ma semplicemente farlo intendere che l'altra persona si adeguerà. Se invece non abbiamo una relazione positiva con un'altra persona, ma ad esempio entriamo in simmetria, quell'altra persona fa esattamente, diciamo, l'opposto di quello che noi vogliamo,
possiamo anche esprimerci nel modo più forbito, migliore possibile, ma sicuramente non otterremo nessun consenso, anzi otterremo reattività, l'altra persona ci riverserà addosso rabbia, rancori, risentimenti. È quello che magari accade, che ne so, al genitore plurilaureato che esprime nel modo migliore possibile le sue esigenze, cosa vorrebbe dal figlio, però non essendosi riuscito a costruirsi una relazione, perlomeno non essendo riuscito a costruirsi una relazione basata sul coinvolgimento, ma anzi ha una relazione basata sulla simmetria, sulla reattività, sul rancore, l'altro, il figlio, farà esattamente l'opposto di quello che il padre vorrà e cercherà in tutti i modi di sabotare le sue richieste. Quindi la comunicazione di questo padre sarà perennemente inefficace. Quindi dobbiamo imparare a gestire variabili, ad esempio, di comunicazione non verbale, per riuscire a capire esattamente quelle che sono le esigenze dell'altra persona, esigenze non manifeste, non manifestate. Perché se riusciamo a capire quelle che sono le esigenze non manifeste, ma esigenze profonde dell'altra persona, possiamo attraverso il nostro comportamento, il nostro modo di fare, imparare a soddisfarle e quindi farci amica quella parte della persona che è quella che governa i suoi comportamenti, quella che determina l'assenso nei nostri confronti. E lo stesso vale nelle relazioni sentimentali. Fare capire, dire semplicemente all'altra persona, io ti amo e quindi anche tu devi amarmi, perché sei la persona giusta per me. Siamo proprio fatti nel modo migliore per stare assieme. Dobbiamo quindi iniziare una relazione. Posso appunto dire questa cosa anche suonando il violino o diciamo scrivendo una lettera su carta profumata, ma se non ho ottenuto ascendente potenziale, ho soltanto trasmesso un contenuto che però non verrà minimamente preso in considerazione. Anzi, è probabile che l'altra persona poi si metta pure sulle difensive, pure magari se era disposta, come dire, a uscire con me in amicizia, manco più quello fa perché è diventata un po' reattiva sulla difensiva. E quindi non è questo il modo. Quindi pensare che la comunicazione sia efficace quando è espressa correttamente in lingua italiana è la cosa peggiore che possiamo credere. E quindi dobbiamo imparare quindi a sollecitare tutte le motivazioni, non tanto le motivazioni logiche, anche se le motivazioni logiche sono importanti, quanto le motivazioni emozionali. Ma il punto di partenza fondamentale è quello di pensare che siamo noi a dover variare il nostro tipo di relazione, di rapporto, di comunicazione con l'altra persona. Tenere prima presente che esistono delle variabili non verbali, relazionali, simboliche. Quindi entrare in contatto con un'altra persona vuol dire essere accettati dall'altra persona, passare, diciamo, al di sotto delle verifiche critiche e razionali che la mente cosciente dell'altra persona, la parte logica dell'altra persona fa. Altrimenti, o siamo perfetti, per 7 generazioni come l'arma dei carabinieri, oppure verremo scartati. E per fare questo dobbiamo appunto capire che dall'altra parte esiste anche una parte emotiva dell'altra persona, è la parte che dobbiamo farci amica, la parte emotiva dell'altra persona. E quindi dobbiamo capire le esigenze che ha questa parte emotiva. Questa parte emotiva potrebbe avere, ad esempio, esigenze completamente diverse dall'altra persona. Magari la parte logica vuole essere, come dire, trattata con stima e considerazione, mentre potrebbe essere che ha una parte emotiva che si aggancia su un po' di disistima, su un pizzico di disistima, quando viene svalorizzata, ad esempio, perché ha avuto un imprinting del genere. E allora quello devo fare se voglio comunicare efficacemente. Oppure devo riuscire a ricalcare un ruolo significativo per l'altra persona, capire
che potrebbe essere ad esempio un modello genitoriale materno o un modello genitoriale paterno. Capire qual è il modello genitoriale significativo per l'altra persona è determinante, perché posso rapportarmi in modo più assertivo, oppure in modo più protettivo, più materno, più accogliente, oppure invece un po' più direttivo. E a seconda del modello significativo per l'altra persona, questo tipo di comportamento sarà uno dei due, ad esempio, sarà quello vincente. Ma devo capire. E non me lo comunica la parte logica, parole dell'altra persona, ma me lo comunica la sua parte emotiva. Quindi è questo, è qui dove si gioca la partita. Devo capire quelle che sono le esigenze veramente profonde dell'altra persona. E l'ingegnere della soluzione cerca proprio di spiegare queste cose, cioè entrare in contatto con questa parte profonda dell'altra persona. Questo significa comunicare efficacemente con l'altra persona. Bene, vi do appuntamento ai prossimi video, vi invito a seguirmi anche sul blog http://soluzionevip.com. Ciao!